rischiosa, è stato coraggioso a tentare questo attacco, ha delle energie, è un ragazzo veramente che merita tanto, e però quando c'è il rischio bisogna correre. In questo momento sì, se ci fosse la collaborazione di Massi e di Rodriguez, certo non di Belli, potrebbe andare avanti notevolmente la fuga, però dobbiamo tenere presente anche le energie dei corridori. Io penso che Rodriguez non tira perché secondo me non ha molte energie e più avanti ce lo confermerà la salita. E vediamo la situazione: in Bolden ha guadagnato quasi un minuto e mezzo sul gruppo di Gotti, che a sua volta perde un minuto e mezzo sul plotone della maglia rosa. Quindi tra Imboden e il gruppo della maglia rosa ci sono 3 minuti, ma ci sono notizie da Crosa. Giacomo, parlavate voi del vento. Intanto confermo quello che Tonkov ha chiesto a Pietro Algeri, è stata proprio quella la situazione, andiamo avanti così, tutto tranquillo. Ora c'è sempre Spruch, Serpellini, Faresin, poi Tonkov, Zaine Chiappucci dietro a Gonchekov, poi c'è Ugrumov, più dietro c'è Olano e così via, tutto il gruppo in fila. Parlavate voi di vento, in questo punto della valle, da 2 o 3 chilometri, il vento è nettamente a favore dei corridori. Questo, non so, potrebbe suggerire qualcosa alle vostre analisi, visto che giocavate anche con il vento. Certo, a voi. Sicuramente, Beppe, spieghiamolo. Sì, sì, si è visto in questi ultimi chilometri, proprio guardando gli alberi, che il vento favorisce i corridori e soprattutto favorisce, secondo me, la rincorsa del gruppo, anche perché lì davanti Imboden ha guadagnato parecchio terreno, quindi è in un ottimo momento di forma, ma soprattutto deve guadagnare più spazio possibile per cercare di arrivare all'arrivo, quindi più secondi possibili per poter fare la sua andatura sulla salita, la parte ripida. E vediamo che nel clan della Selle Italia adesso vedete ancora Gianni Savio che si affianca a Cacaito Rodriguez. Sì, stava tentando di incitarlo a passare davanti, ma sai, quando un corridore non ascolta il suo tecnico, il suo direttore sportivo, è perché non ce la fa, certamente non ce la fa, non perché non vuole. E qui il gruppo sta recuperando terreno su Massi, Gotti, Belli e Cacaito. Tra poco la nuova situazione, 15 secondi per me. Ritorniamo in diretta, siamo sul gruppo della maglia rosa, sulla vetta del Vars. Massi, il gruppo con Ivan Gotti, Massi e Belli, aveva 2 minuti e mezzo di vantaggio nei confronti del gruppo di Tonkov. All'ultimo rilevamento 1 minuto e mezzo, e questo vuol dire che il gruppo di Tonkov ha recuperato 1 minuto nel corso della discesa e nei primi chilometri di Falsopiano che portano verso l'Isoar. 1 minuto recuperato o perso, se volete, da Ivan Gotti nei confronti di Tonkov. Beh sì, è chiaro, dietro sono 3 o 4 corridori che stanno facendo l'andatura. Ma si consiglia sempre ai corridori che tirano, quindi alla squadra della maglia rosa, che sono quelli che si devono difendere, proprio di cercare di perdere qualche secondo in più in salita, ma stare uniti, stare assieme e non faticare più di tanto, perché poi nella discesa, nei tratti di Falsopiano in pianura, allora lì sì che serve ad andare più veloce, si spende meno, si guadagna di più. E guarda cosa succede lì davanti: Cacaito Rodriguez si è messo a tirare, quindi si è deciso. Avete visto Gianni Savio per un paio di volte è andato dal suo corridore a cercare di spronarlo. Dobbiamo dire che Cacaito ha scelto un punto senza grandi pendenze, la sua azione al momento non mi sembra particolarmente veemente, a differenza di una tenda come Imboden, che lo ricordiamo si trova al comando, non offre una grandissima protezione per quello che riguarda il fronte dell'aria da rompere a Ivan Gotti. Comunque al momento Cacaito Rodriguez cerca di fare il proprio dovere, cerca di seguire i dettami del direttore sportivo della Selle Italia Glacial Magniflex e va a dare un po' una mano a Ivan Gotti. Credo che con questa azione Cacaito si tolga, e oltre all'energia, anche la possibilità di conquistare il successo di tappa, ma il corridore deve seguire i dettami, deve seguire le consegne del proprio direttore sportivo, così come Vladimir Belli sta seguendo le direttive del proprio direttore sportivo, che gli dice: rimani nella scia di Ivan Gotti, non puoi tirare 1 metro perché devi proteggere il tuo capitano che è Tonkov, la tua è soltanto una posizione di controllo. E vedete che Cacaito Rodriguez ha svolto il proprio lavoro davanti, si porta subito in ultima posizione per respirare, ma questo ci dà un po' la dimensione di come questo accordo, questa collaborazione tra Gavis Playbus e Selle Italia ci sia stata. Sentiamo un po' di Benedetto se ha qualche spunto in più dal quartetto che insegue Imboden al momento con un buon margine di vantaggio. Claudio, a te. Davide, posso dirti che ha tirato 1 chilometro Nelson Rodriguez, ma non ha fatto una gran velocità. Si vede. Adesso che ha ripreso Gotti la velocità invece è riaumentata un po', però sicuramente almeno ha permesso a Gotti di respirare un attimo. Anche il fatto che si sia messo quarto anziché secondo
è proprio indicativo, sì, del fatto che non è che ne abbia molto da spendere, perché normalmente si sarebbe dovuto mettere davanti a Massi e quindi sulla ruota di Gotti per prepararsi a dargli un altro cambio prima o poi. Noi stiamo vedendo in Boden che è su un tratto dove la strada comincia a salire in maniera netta, ma a testimoniarci come la natura del quartetto di Van Gotti non sia molto elevata il fatto che in Boden continua a guadagnare e continua a guadagnare anche il gruppo, quindi vuol dire che i quattro uomini, Massi, Gotti, Belli e Cacaito Rodriguez, che sono in mezzo, stanno facendo un'andatura non molto elevata, e lo vediamo anche da questa immagine. Le pendenze sono simili, nettamente superiore il rapporto che sta spingendo in Boden in questo momento, e mi sembra che nettamente superiore la velocità. Li riprendiamo tra poco, un minuto di pubblicità e tra poco di nuovo in diretta. Dalla conclusione, Gotti, Massi, Belli, Vladimir Belli e in ultima posizione Cacaito Rodriguez, meno di 40 km alla conclusione, davanti in Boden e alle spalle del quartetto il gruppo della maglia rosa, circa un minuto e mezzo. Azione offensiva proposta da Ivan Gotti, azione molto molto coraggiosa e grande grande rischio scelto oggi da Ivan Gotti. Il gruppo della maglia rosa con Faresini in prima posizione, ultimo uomo, sta forzando Gotti, attenzione, le pendenze aumentano, sta forzando Gotti, prova a rispondere Vladimir Belli, più indietro Massi e in ultima posizione Cacaito Rodriguez. Facciamo un collegamento per avere l'esatta situazione in gara con Di Benedetto, poi sentiamo che rosa dal gruppo di Tonkov. Claudio, a te. Davide, è la seconda volta che Gotti cerca di staccare gli altri, si sono parlati con Bombini, credo che lui gli abbia detto di o smetti di tirare o cerchi di staccare gli altri. La cosa sconcertante è che però il primo a scattare è stato Belli, c'è stato prima uno scatto di Belli e poi due volte Gotti. Quindi Belli che ha provato un po' a forzare, vediamo l'ammiraglia con Bombini che continua ad affiancare il proprio corridore. Hanno perso terreno, dobbiamo dire, Gotti e i suoi compagni di fuga dal passaggio rispetto al colle del Vars. Sentiamo, vediamo se sentiamo qualche cosa. No Claudio, ti sto sentendo. Sì, no, questo volevo dire, è stato, sai come i corridori dicono che si scattano in faccia in questi casi? Sì. Ecco, è stato come un botta e risposta praticamente. Cioè Gotti, Belli, Gotti? Esatto, no, Belli, Gotti, Gotti. Ah, quindi Belli è stato il primo a provare, esatto, a scattare. Esatto, come se si fosse indispettito Gotti per questa cosa, capito? Vediamo, adesso comunque si sono ricompattati, l'ammiraglia ha nuovamente raggiunto Gotti, molto probabilmente gli avrà detto di stare calmo perché poi questi scatti, quando l'arrivo è ancora parecchio lontano, si pagano. E guardate come il gruppo della maglia rosa continui ad avvicinarsi al quartetto di Gotti. E qui vediamo invece il plotone con la maglia rosa, subito tallonato da Gonchenkov, dal campione del mondo olano, dal tandem della carriera Longoni Sport formato da Chiappucci e Zaina. Sentiamo Giacomo. Solo Faresin è rimasto intanto. Sì. Solo Faresin è rimasto con Tonkov e quindi la situazione, insomma, non è poi così tanto favorevole, anche perché io ho l'impressione che Ugrumov e Zaina e Chiappucci stiano attendendo qualcosa. Si è fatto molto più avanti anche Abraham Olano, c'è Berzin, c'è Rebellin, tra gli uomini che hanno perso contatto poco fa, diciamo 3-4 minuti fa, Francesco Casagrande insieme a Gianni Bugno, e Francesco Casagrande aveva Filippo Casagrande, il fratellino, al suo fianco, e insieme stavano praticamente rallentando sulla salita, questo dicevo 3-4 minuti fa. Faresin che è sempre a portare avanti Tonkov, Olano, Gonchenkov, Olano, poi Chiappucci, Zaina, Ugrumov, poi Berzin e poi subito dietro c'è Rebellin e tutta la fila. Questa è la situazione dal gruppo. E dobbiamo dire una cosa, che Sprucche e Serpellini hanno lavorato molto nella fase centrale di corsa, hanno cercato di limitare subito il ritardo di Ivan Gotti e al momento il solo Faresini rimane con Tonkov. Forse conveniva, come si dice in gergo, lasciare un po' a bagnomaria davanti Ivan Gotti e poco alla volta cercare di rientrare. Cosa ne pensi, Beppe? Forse hanno voluto rispondere un po' subito a questo attacco della Gavis Playbus. Ah beh, certamente bisognerà registrare un po' l'andatura della squadra, però dobbiamo anche tenere presente che su questi percorsi non si può gestire agevolmente i corridori, hanno fatto un gran lavoro, queste sono vere salite, quindi non puoi pretendere di avere 4-5 atleti nel finale. Qui siamo in una fase difficile, probabilmente non so quante energie, quanto lavoro potrà fare. È in cima all'Isoar, dovrà risolvere le cose Tonkov da solo, dovrà rincorrere qualche scatto certamente lui di persona,
tenendo conto che lì davanti c'è un Belli che potrebbe far volirlo più avanti. 10 secondi per noi. Quando sei... E quinto a 1.04, ha avuto in vetta al Vars un vantaggio che ha superato i 2 minuti e mezzo, quindi era virtualmente maglia rosa, ma Tonkov, facendo lavorare la sua squadra, si è subito riportato sotto. Ma qui è Belli che sta provando adesso un po' a forzare il ritmo. Avete visto, c'era stato un tentativo di allungo da parte di Cacaito Rodriguez, ma si conferma quelle difficoltà che già avevamo notato prima, e adesso Belli però prova ad allungare in maniera decisa. Gotti dà la sensazione di potergli rispondere subito, mentre invece è un po' più difficile la reazione, dispone di meno potenza quando le pendenze non sono molto ampie. Cacaito Rodriguez, e qui evidentemente deve essere scattata qualche scintilla tra Belli e Gotti, tant'è vero che Belli, che potrebbe attendere in relativa tranquillità il rientro del suo compagno di squadra, il capitano Tonkov, che vediamo nelle immagini, un Tonkov che credo avrà particolare bisogno nel finale proprio dell'appoggio, dell'aiuto di Belli. Invece Belli, avete visto, ha provato ad allungare. Faresina ha già lavorato tantissimo ieri, ha lavorato parecchio per i suoi capitani nelle tappe in precedenza. Adesso valutiamo assieme alla nostra telecamera in moto quanto vantaggio hanno Belli, Gotti, Massi e Cacaito Rodriguez sul gruppo quando ci troviamo a 31 secondi. Vedete, Massi praticamente si è rialzato, sta attendendo che il gruppo della maglia rosa rientri. Vediamo che la moto passa al fianco di Massi e va a cercare i fuggitivi. Credo siano una trentina di secondi tra... e Cacaito Rodriguez è riuscito a riprendere, tra Belli, Gotti e Cacaito Rodriguez e il gruppo tirato da Faresin. Quindi c'è un uomo della Panaria Vinaville davanti. Ecco che Belli adesso smette di pedalare, credo sia la cosa migliore, però parte subito dopo Cacaito Rodriguez. Ma per Belli adesso è importante pensare a Tonkov, rimanere al fianco del suo compagno di squadra. E Cacaito, che in precedenza non trovava le energie per aiutare Ivan Gotti, adesso le trova per scattare in questo punto in leggera discesa. Beppe? Allora le aveva le energie, ma d'altra parte, sai, anche aiutare è un corridore che corre per la sua squadra e deve giocare anche le sue possibilità, quindi non è certo né da condannare né da rimproverare, sta facendo il suo dovere. Sta facendo il suo dovere, sta facendo la sua corsa. Come vi dicevo, per Cacaito Rodriguez aiutare Gotti significava perdere ogni speranza di poter vincere la tappa. Lo ha fatto per un chilometro, cercando così di consentire, di accontentare il suo direttore sportivo, e adesso, come ha visto che la natura andava rallentando, ha deciso di scattare. Quindi la situazione, quando siamo a 30 chilometri dall'arrivo, al comando c'è sempre Imboden, al suo inseguimento Cacaito Rodriguez. Eccolo qui Imboden, che è sempre al comando della corsa, un vantaggio abbastanza buono nei confronti dei suoi inseguitori, quasi 2 minuti. Poi Cacaito Rodriguez, Belli e Gotti, Ivan Gotti e Vladimir Belli, che attendono il rientro del gruppo. 10 secondi per noi. Lasciati dietro. Di nuovo in diretta, siamo su Imboden, 30 chilometri alla conclusione. Scatto di Cacaito Rodriguez, vedete la situazione, a 2 minuti c'è Cacaito Rodriguez, a 2.25 il gruppo della maglia rosa, che è andato a riprendere, io credo in questo momento, Gotti. Belli aveva già ripreso Massi, quindi eccoli qua, vedete che Vladimir Belli è sulla destra, Ivan Gotti conclude la sua avventura al comando. Vi dicevamo, coraggiosa quanto rischiosa l'avventura di Ivan Gotti. Strano, mi è sembrato un po' strano quello scatto di Vladimir Belli, forse c'è stato un po' di nervosismo tra i due galletti della Panaria Vinaville e della Gavis Playbus, che pensi? No, ma non penso questo. Belli voleva farsi riprendere riprendersi dal gruppo della maglia rosa il più in là possibile, dove comincia la salita più dura, per fare un miglior lavoro al suo compagno di squadra che è in maglia rosa in questo momento. Intanto qui stanno salendo verso l'Isoar, siamo nei tratti, qui cominciano i tratti più duri, fra qualche chilometro davvero le pendenze cominceranno ad essere importanti. E dobbiamo dire che l'Isoar, mentre vedete sempre Faresin, veramente splendido nel suo lavoro in appoggio a Tonkov, anche se cominciamo a vedere la classica espressione, soprattutto il classico lavoro della schiena che comincia ad ingobbirsi,
tirano sul manubrio, e usualmente quando il corridore comincia a ingobbirsi in questo modo è segno che la fatica comincia a prendere possesso delle gambe e non solo. Beh, Falesina è una pedina molto importante per la Panari Venaville, non dimentichiamoci, è un corridore di grande carattere, è un grande professionista, sempre nella squadra, pedina importante nella squadra azzurra di Alfredo Martini, e perché no, ricordiamolo, vincitore di un grande Lombardia l'anno scorso. Vincitore veramente di una delle corse più dure, più belle e più importanti per i corridori italiani, come il Giro di Lombardia. Guardate la media dopo 5 ore, 33.200, ha alleggerito un po' il rapporto Cacaito Rodriguez, e questo ci dà un po' l'occasione di parlare dei rapporti utilizzati quest'oggi dai corridori. Avete visto che differenza tra sul plateau, tra la corona grande e quella piccola di Cacaito Rodriguez? Quasi tutti gli atleti in gara montano sul plateau il 53 e quasi tutti il 39. Mentre invece da dietro la serie da 12 fino quasi tutti al 23, e ormai anche il gruppo si sta portando su Cacaito Rodriguez. Spesso l'argomento dei rapporti è particolarmente a cuore dei nostri telespettatori, soprattutto dei tantissimi cicloamatori. Sì, però questi sono i rapporti che hai detto tu che usano i professionisti, che hanno una condizione eccezionale, non devono ingannare, perché i cicloamatori, quelli più preparati, certamente affrontare l'Isoar col 39-23 non è da poco. Sicuramente. Stiamo attenti. Sono rapporti da professionisti. Non li dobbiamo ingannare. Sicuramente. Faresin va a riprendere Cacaito Rodriguez, e quindi la situazione vede il solo in Boden al comando, con un paio di minuti di vantaggio nei confronti del gruppo che, dopo aver ripreso Gotti, Belli e Massi, sta andando a riprendere l'ultimo reduce di questa azione a 4 che ha cadenzato il passo della corsa sul Col del Vars, poi in discesa fino al Gran Premio del Centenario e nei primi chilometri che portano verso il Col dell'Isoar. Sentiamo Crosa, Giacomo. Sì, allora io ho lasciato il gruppo, ho fatto un po' l'appello a tutti i migliori, compreso Faustini, non c'è Piepoli di Casagrande, Francesco, vi avevo già detto in precedenza, Bugno. Mi sono affiancato a Bombini, intanto per fargli i complimenti per aver dato un senso alla tappa fino a questo momento con Ivan Gotti, però a chiedergli anche, e adesso? Adesso vediamo che senso danno a noi, ma credo che di senso o di buon senso oggi non se ne possa molto parlare. Perché? Io ho fatto un'azione, ho provato a fare un'azione. Allora intanto hanno ripreso Rodriguez, sì, vai sì. Avanti? Sì, no, avrei preferito che questa azione in testa si sviluppasse diversamente, però probabilmente alcuni miei colleghi intendono fare ciclismo. Nome e cognomi, per favore, non rimaniamo sempre nell'ombra. Non eravamo in molti, per cui... Si riferisce alla Refin e alla Sella Italia, immagino, Giacomo. Immagino che tu ti riferisca a Franchini, alla Refin, tra un caffè e l'altro. Hai indovinato? Ho indovinato? È stato anche suggerito, eh? Sono molto onesto. Sì. Allora mi dicono sì, perché hanno aspettato in Boden, la logica te l'avete vista nella tappa, sono suggerimenti, sono indicazioni che mi arrivano dalla Q. Quindi scusa, vai ancora su Emanuele. Però forse quindi adesso Emanuele, che cosa dovrebbe accadere secondo te? Che cosa ti aspetti? Della corsa? Della corsa. Ma io credo che adesso potrà solo attaccare Tonkov, e potrebbe restare Tonkov e Ugrumov. Bene. E gli altri ad inseguire. Allora adesso stacco di Tonkov e Ugrumov, dice Bombini, o mi sembra che davanti ci sia qualche altra novità. Giacomo, stai lì, adesso stiamo vedendo Richard. Io vorrei chiedere a Bombini se oltre... Sì. Alle squadre che si trovavano in fuga, che erano appunto la Refin e la Sella Italia, Bombini non si riferisse anche a qualche squadra che invece adesso si trova nel gruppo, magari qualche squadra che ha degli uomini in classifica, allora, che ne so, magari quella di Chiappucci, così. Un attimo, allora. Pier, a mamma, no, senti. Oh, fermo. Allora, Emanuele, c'è anche qualche altra squadra che avresti così... indicato nelle tue parole come assente nella fase iniziale della corsa, non so, la Carrera o no? Sai, no, queste sono scelte tattiche, ognuno fa la sua, non si può dire. Mi sembra giusto. No, io l'unica cosa che non condivido è questo atteggiamento non correttissimo che ho trovato in questa squadra, però ognuno fa certo, le sue scelte, certo. Quindi loro hanno fatto benissimo fare così, gli auguro di andare a vincere la tappa. Quindi diciamo che per te non è stato logico quello che ha fatto la Refin tra ammiragli e corridori. Sintetizziamo così, per te. A livello personale. A livello personale, come sempre, a voi. Perfetto Giacomo, quindi un Bombini indispettito proprio per il lavoro davanti della Refin. Refin, ricordiamo che aveva due corridori, in Boden e Massi, un Massi... mostrato i suoi limiti, mentre vedete parlando della Carrera adesso c'è Zberg che prova a scattare.
e poi avete visto Imboden che ha preferito continuare da solo. Sentiamo di vedere, Claudio. C'è tre uomini, Henry Char, Robin Esberg, che si sono avvantaggiati. Non faccio chiarezza definitivamente, io ho parlato con lui dalla macchina, con Emanuele Bombini. Lui ha detto, noi l'abbiamo pure aspettato Imboden, una volta che erano in due si poteva organizzarsi per far la fuga, Imboden ha preso e ripartito, allora che l'abbiamo aspettato a fare. Comunque alla fine la Ceramic... c'è la Ceramica Refin comunque che sta avendo ragione, perché per il momento sembra che possa vincere la tappa. E al momento Imboden ha un vantaggio di 2 minuti e 6 secondi. Richard, lo abbiamo visto, è stato inquadrato dalle nostre telecamere mentre usciva dal gruppo, poi anche Robin Esberg a provare la stoccata. Ci rivediamo tra pochissimo, pubblicità. In questo momento Pascal Richard, che in quell'occasione vestiva la maglia di campione svizzero. La prima volta che il tour è transitato sull'Issoire è stato nel 1922. Tra poco cercheremo di darvi conto delle pendenze, delle caratteristiche di questa salita. Vedete che Imboden in questo tratto si trova a sovrastare il gruppo, guarda, valuta la sua posizione, il suo vantaggio nei confronti del plotone. All'ultimo rilevamento cronometrico aveva Imboden, che vediamo inquadrato adesso, 1 minuto e 38 su Pascal Richard, 1:50 su un terzetto formato da Robin Esberg e Torsting, e 1 minuto e 55 sul gruppo di Pavel Tonko. E qui vedete come le pendenze si facciano via via più significative. L'Issoire inizia in questo momento il punto più duro della salita, ed è la mitica vetta francese resa celebre dalle imprese di Coppi e Bartali al Tour de France. Non a caso in vetta c'è una stele con la foto, con una foto che ricorda il campionissimo di Castellania, al suo fianco l'immagine di Bobet, un altro grande di quel tempo. 12 chilometri e mezzo per arrivare ai 2360 metri, dove è posta appunto la vetta. Le pendenze sono tra il 6% e il 13%, con un dislivello di quasi un chilometro, 901 metri. È un gran premio della montagna posto al chilometro 183, a soli 22 chilometri dall'arrivo, ed è un arrivo naturalmente di prima categoria. Beppe, Imboden al comando, 1:50 su Richard, 1:50 sul gruppo. Sì, Imboden è già nella parte più difficile, lo notiamo. Però sta recuperando molto Pascal Richard. Sì, lo notiamo. D'altra parte Imboden è un bel corridore, si difende bene in salita, però la sua dote è il passo, un grande passista, quindi si sta in questo tratto, lo dicevo prima, cercava di guadagnare il più terreno possibile giù nella parte meno difficile e contenere il distacco qui, ma veramente sarà difficile, perché Richard qui dietro è uno scalatore, è un corridore adattissimo a questo tipo di tappa, a questo tipo di salita. D'altra parte è un corridore che comunque è lontano, o meno relativamente lontano in classifica, è a 3:56, il corridore di quelli dietro che stanno scattando, che stanno cercando di evadere dal gruppetto più, diciamo, nel miglior piazzato in classifica, Esberg, che è a 2:25, anche Tucci è a 4:03, quindi direi tutti i corridori che possono lasciare un attimo di tranquillità a Tonkov e a Belli, però non più di tanto, perché sai, in una salita così è sempre difficile recuperare. Non gli si può lasciare molto spazio. Mi è sembrato di vedere anche la domanda nelle prime posizioni del gruppo, una domanda che già ieri si è comportato molto molto bene. Adesso c'è un tentativo di allungo ed è proprio Michele Laddomada che cerca di forzare, mentre è passato in questo momento Pascal Richard davanti alle nostre telecamere. È accaduto in testa al gruppo quello che vi segnalavo in precedenza, ovvero Faresin, che cominciava ad ingobbirsi sulla sua bicicletta, a tirare un po' troppo sul manubrio, ha lasciato la testa del protone. Questi invece sono Zberg e Robin sul volto. Nella pedalata che si fa via via più pesante, la sensazione di come le pendenze si facciano sentire. Un minuto circa per i due fuggitivi, per i due inseguitori, Robin e Dervé, nel confronto di Imboden. Poi abbiamo visto anche Tocznik che passa a 1:20, poi Laddomada e il gruppo di Tonkov. Ecco qui Laddomada che passa adesso, il corridore dell'amore vita, forza Arcore, e il gruppo di Tonkov con il solo Belli a tirare. E Faresin, dopo uno splendido lavoro nella parte centrale di corsa sul Varsi all'inizio dell'Issoire, adesso si è rialzato e lascia a Belli il compito di rimanere al fianco della maglia rosa. E da questa immagine vediamo come i vantaggi sono significativi, ma le distanze in salita sono naturalmente più raccolte. E qui siamo nella parte dura, oramai veramente qui le pendenze sono difficilissime. E attenzione, scusami Beppe, credo che tra poco Imboden comincerà a vedere la sagoma di Richard, almeno a giudicare da come stava pedalando. Sì, Richard, beh, l'ho detto prima, Richard è un corridore che sta cercando una vittoria di tappa, certamente più adatto su questa salita di Imboden, che sta soffrendo molto. Ma d'altra parte dietro ci sono parecchi attacchi, un momento interessante, uomini che non sono molto lontani.
classifica e quindi per Belli e Tonkov anche questo è un momento importante. Bisognerà contenere il distacco, andare su regolari, ma comunque non lasciare andare troppo. E vedete che Richard sta arrivando, sentiamo Crosa, Giacomo. Si sta lasciando andare, praticamente si è fermato, ora è Koncheko con Ugrumov, poi Zaina e Tonkov in quarta posizione, poi c'è Berzin, Cenghialta, poi mi sembra di vedere là in fondo, sono fuori da una curva anche il casco di Rebellin e poi Olano, quindi è la Roslotto che sta facendo ora l'andatura. Belli non lo vedo più alla coda del gruppo. Quindi la cosa importante, vedete davanti Richard che è andato a riprendere Imboden che pagherà il rischio che ha voluto correre, non ha voluto rimanere con quel quartetto formato da Massi, Cacaito Rodriguez, Gotti e Belli, ha voluto tentare la sorte da solo, ha frapposto tra sé e i suoi seguitori un vantaggio di 2 minuti ai piedi della salita che portava verso l'Isoar, ma come le pendenze via via si sono progressivamente aumentate sotto le sue ruote, ecco che l'andatura ha cominciato a decrescere, così come il suo vantaggio. Da dietro è partito un uomo che in montagna ha sempre fatto delle ottime cose, vi ricordo Pascal Richard che ha vinto qui a Briançon proprio la tappa del Tour, l'ultima volta che il Tour è arrivato qui a Briançon nel 1989, era la classica tappa che da Gap portava il plotone del Tour verso Briançon. Evidentemente sono strade particolarmente adatte alle caratteristiche di un Pascal Richard che anche nella frazione di ieri si è fatto vedere diverse volte al comando. Richard che in classifica generale può avere un po' più spazio poiché si trova ad oltre 3 minuti, ma vediamo proprio le posizioni dei corridori da questa immagine dell'elicottero. Ma cosa più importante, gli atleti che vediamo sono Robben e Zberg, i primi seguitori di Richard, poi più indietro c'è anche Tocznik con la domata l'uomo dell'amore vita che abbiamo visto scattare prima il gruppo di Tonkov, però abbastanza vicino, a un minuto e venti. Ma la cosa importante è che la maglia rosa al momento si trova da sola e Ugrumov ha messo davanti il suo compagno di squadra Koncheko proprio per forzare un po' l'andatura. Evidentemente Ugrumov sta meditando un attacco nei confronti di Tonkov, ma ricordiamoci che il finale, gli ultimi 2 chilometri che seguiranno questa mitica cima delle grandi corse a tappe del Tour de France e oggi del Giro d'Italia, sicuramente farà altre vittime. Saronni? Ovviamente queste sono salite che non perdonano. Tonkov è senza compagni di squadra, hanno lavorato molto e in questa fase, in questo punto della salita, Gonchekov sta facendo l'andatura per Ugrumov. D'altra parte qui tutti i corridori di classifica non vogliono far cadere l'andatura proprio perché questa può favorire degli scatti, degli attacchi, e in questo momento Ugrumov, che diciamo non vuole rincorrere anche lui avversari che cercano di attaccare, ha messo lì Gonchekov. Abbiamo visto Gonchekov ieri fare una tirata veramente importante in vista dell'arrivo, un altro corridore molto forte su questi percorsi. Ho visto passare poco fa di fianco al gruppo l'ammiraglia della MG Technogym, sentiamo anche di Benedetto. Claudio? Allora Davide, Richard è solo al comando. Dietro Richard c'è un terzetto, Robben, Zberg e Imboden, perché Imboden era stato raggiunto da Zberg e da Robben, e subito dietro c'è una coppia. La domada. Esatto, la domada e Tocznik, e dietro ancora il gruppo maglia rosa. Il gruppo all'ultimo rilevamento era 1,20, sai se è variato questo vantaggio, Claudio? Non lo so, perché la radio ha dato tutta una serie di staccati, non sono riuscito a sentire il distacco. Perfetto, vedete l'ammiraglia che è passata, e naturalmente il tandem che segnalavi in precedenza con Robben e Zberg che ha lasciato per strada Imboden letteralmente scoppiato sulla salita. Ma forse ci sono novità da Crosa. Giacomo? No, volevo solamente, ho fatto l'appello, intanto mi stavo mettendo d'accordo con Di Benedetto, se mi dava un riferimento potevamo darvi il distacco con un op relativo. Allora, c'è sempre Faustini in questo gruppo, l'unità della maglia rosa è in questo momento di 18 uomini, hanno 20-30 metri dalla schiena di Tocznik e poi tutti gli altri. A voi. Senti, nel fare l'appello, c'è qualche altro nome, Giacomo, oltre a quelli di Casagrande e Piepoli, che si sono staccati, che sono in difficoltà tra gli uomini di classifica? Ma li avevo citato prima, ma direi che il meglio della classifica è tutto qua. È tutto lì. C'è tutto, guarda, in questo momento Gonchev, Ugrumov, poi Zaina, poi Tonkov, Berzin, Chiappucci, Olano, Rebellin, Cenghialta, Hervé, Faustini. Questo è l'elenco che ho visto prima della curva. A voi. Perfetto. E siamo adesso sul gruppo della maglia rosa. Allora, Richard al comando, poi Robben e Zberg che hanno staccato Imboden, che paga naturalmente la severità
di questa ascesa. Poi la domanda è Tocnik e il gruppo Tonkov, 18 uomini, e guardate l'andatura al momento. Il perfetto accordo tra Gonchenkov e Ugrumov, e la sensazione è che Gonchenkov stia forzando, e stia forzando parecchio in questo momento, e qualcuno in questo gruppo potrebbe pagare. Saronni, confermi questa impressione? Sì, l'andatura è notevolmente aumentata, te l'ho detto prima, Gonchenkov è uno corridore che ha veramente queste sparate notevoli su questi tratti di grande pendenza in salita. Hai visto come il gruppetto non è più compatto, ma si è messo proprio in fila. Soffrono a tenere la ruota un po' tutti i corridori di classifica e sta facendo un gran lavoro. Senti, attenzione, vedete Gonchenkov si voltano, spesso i corridori quando producono queste azioni si voltano per vedere gli effetti prodotti. Adesso è Zaina, li rivediamo tra 15 secondi. Francesco, stando, attenzione, ha messo Gonchenkov davanti a tirare in maniera netta. Si voltavano sia Ugrumov sia Tonkov per valutare la situazione di Berzin, che sembrava non in grado di rispondere subito. Evidentemente devono aver colto qualche attimo di difficoltà mentre stanno andando a riprendere la domada e Tocnik, e qui sta esplodendo veramente la battaglia. E Piotr Ugrumov, che ieri ha seguito in un'azione simile a questa, ma un'azione che è esplosa a 3 km dalla conclusione Tonkov, e adesso è lo stesso Piotr Ugrumov della Roslotto ZG, abbiamo visto prima la miraglia affiancarli, un 1-2 perfetto con Gonchenkov, e adesso è Ugrumov. Vediamo che Tonkov lo sta seguendo molto bene. Olano in terza posizione, più indietro abbiamo visto il campione del mondo Olano, vediamo se è riuscito a rispondere anche Yevgeny Berzin. Sentiamo Crosa, Giacomo. Oh, Berzin si è staccato, è stato il primo degli uomini importanti a staccarsi, ora sta perdendo contatto anche Rebellin, mentre Olano è dietro la schiena di Tonkov, davanti a Tonkov Ugrumov, poi Buenaora e poi c'è Chiappucci in questo gruppetto a chiudere, con Zaina dietro la maglia rosa. Rebellin, aiutato da Tocnik, cerca di ritornare, sempre più dietro invece Berzin con Hervé, che ora sarà già a 15-20 secondi, mentre c'è sempre Ugrumov che sale sui pedali e cerca di dare ulteriore pressione. C'è sempre Faustini anche in questo gruppetto che ormai è molto ristretto, 2, 4, 6, 7 uomini insieme a Tonkov. A voi. Beh, era normale quando un capitano fa tirare il corridore, un grande corridore come Gonchenkov, in quel momento era chiaro che dovevamo aspettarci un attacco da Ugrumov, Tonkov, Zaina, stanno tenendo bene, Olano, Buenaora, addirittura abbiamo visto una maglia gialla, mi pare che dovrebbe essere Faustini. Ecco qui lo scatto. Ecco il momento dello scatto. Vedete, Gonchenkov ha appena finito il suo lavoro. Zaina è davanti, si sono voltati, hanno visto il momento di difficoltà di Berzin e di qualcun altro. Tonkov, che aveva fiutato il pericolo subito, si è posto alla ruota di Ugrumov. Ugrumov che veramente ha fatto esplodere tutti i cavalli di cui dispone sui pedali. Vedete, Ugrumov, Tonkov è subito dietro, Zaina, poi la maglia di campione del mondo di Olano, e più indietro sono rimasti Berzin, Rebellin, Gotti in questo momento tenta di rimanere a ruota. Sta tenendo duro. Faustini una grandissima prova, e anche Buenaora rimane incollato, ma le prime vittime proprio Berzin e l'ex maglia rosa Rebellin. Beppe. Sono tutti qui, Gotti sta resistendo veramente, Tonkov affianca a Ugrumo, è Ugrumo comunque che ha il peso dell'azione, qui è uno dei tratti davvero più difficili, siamo attorno al 13-14%, comunque non manca tantissimo alla cima. E Ugrumo che sta forzando ancora, li rivediamo tra pochissimo, pubblicità. Ed eccoci sul campione del mondo Olano, molto probabilmente è rientrato Rebellin, eccolo qui, lo stiamo vedendo in questo momento, Rebellin che era in difficoltà nel momento in cui Ugrumov è scattato dietro a Rebellin. Vedete passare in questo momento Ivan Gotti, poi c'è Cyril Robin e Faustini che cerca di tenere duro. Questo è il gruppo della maglia rosa, Faustini in ultima posizione, Robin, Gotti, Rebellin, vediamo il campione del mondo Olano, poi Zaina, Ugrumov, la maglia rosa di Tonkov, e davanti a tutti a forzare il ritmo, la natura davanti, Herman Buenaora. Di fronte a loro in fuga c'è Pascal Richard, questo gruppo ha da recuperare 38 secondi nei confronti dello svizzero, e l'atleta che ha forzato il ritmo, che ha causato questa esplosione, questa segmentazione nel gruppo che vantava una ventina di corridori, è stato proprio Piotr Ugrumov. Ha messo davanti Gonchenkov a forzare l'andatura. Hanno visto evidentemente Berzin in un primo momento, anche Rebellin in difficoltà, Berzin, Chiappucci e anche Belli non sono riusciti a rispondere. Sentiamo Giacomo Crosa, Giacomo, novità? Sì, niente, sono adesso sulla coda del gruppo, Faustini sta veramente facendo una grossa corsa, va su con regolare anche quando perde qualche metro, Rebellin, vi dicevo, era aiutato da Tocnik,
poi da solo si è portato sulla coda del gruppo e adesso via giù in discesa con buona ora a far la fila con dietro Tonko, poi Ugrumo, poi Zaina, poi Olano, poi Rebellin, poi Gotti, poi Vovene, Faustini a chiudere. A voi. E qui siamo su Pascal Richard, sono entrati in azione le nostre telecamere fisse sull'Issoire. Dobbiamo dire che l'Issoire, dopo averci presentato il tratto più duro, spiana leggermente e la parte finale è un po' più semplice per quel che riguarda le pendenze. Beh, sì, spiana leggermente, un chilometro circa, anche c'è una leggera discesetta e poi risale circa 2-3 chilometri, un tratto ancora molto duro che porta in vetta. E vediamo, Richard al comando, Tonkove, Ugrumo, Olano, Rebellin, Gotti, Robben, Faustini, Zaina e Buenaora, e staccati tra gli uomini di classifica Berdin, Chiappucci e anche Vladimir Belli, che però all'inizio della salita si è messo a disposizione e ha lavorato per Tonko. Naturalmente Richard punta al successo di tappa, dietro veramente grande bagarre tra gli uomini di classifica, e una volta ancora si confermano i più forti, i più determinati, i più potenti in salita, Tonko e Ugrumo. Ma indubbiamente, certo, da un giorno all'altro non può cambiare molto. Io direi che, come hai detto tu, Ugrumov, Tonkov e Zaina sono stati quelli più pronti ad essere lì davanti, a darsi battaglia. Ugrumov oggi ha trovato una condizione migliore, ieri era una tappa corta, salite affrontate a grande velocità, oggi invece 205 km, quindi viene fuori il corridore come Ugrumov, che è un po' più fondista e che è più adatto a queste lunghe salite. Notizie da Crosa, Giacomo. Chiappucci con Töschning ed Hervé, Chiappucci nuovamente nel gruppo della maglia rosa. Beppe. Sì, era intanto Chiappucci, era lì a 10-15 secondi, c'è stato un attimo di rallentamento, quel tratto di falso piano e discesa, quindi è rientrato questo gruppetto, questi tre corridori, e beh, sono tutti lì, migliori lì davanti, adesso c'è un attimo di tranquillità. Quindi una notizia importante con Chiappucci che rientra, ma Buenaora che prova a forzare ancora. Chiappucci ha fatto bene a non rispondere subito a questi attacchi, mentre guardate, sta forzando ancora Tonkov, forza in maniera decisa Tonkov, il primo a rispondergli naturalmente Zaina, subito dietro c'è Ugrumov, poi vedete anche Olano e Rebellin che forse ha superato la fase più critica, Gotti e Faustini tra i giovani più interessanti. Siamo a 2,5 km alla vetta dell'Issoire, a quel punto mancheranno 20 km alla conclusione di questa tappa, però attenzione perché negli ultimi 2 chilometri vedete quali sorprese ci riserverà questa tappa in un finale veramente molto molto particolare. La maglia rosa a guidare il gruppo in questo momento all'inseguimento di Pascal Richard. Sentiamo anche di Benedetto. Claudio, dove sei? Allora, io sono dietro Richard che sta per passare a 1 chilometro al Gran Premio della Montagna, aveva 43 secondi 500 metri fa, quindi a 1,5 km dalla vetta, aveva 43 secondi di vantaggio sul gruppo maglia rosa. Hanno già affrontato quindi il tratto di discesa, ora la strada riprende a salire e la pendenza qui è un po' aumentata. Tra l'altro questo dato conforta anche quello che diceva Beppe Saronni del rallentamento iniziale che aveva permesso il rientro di Chiappucci e degli altri. E vediamo adesso, è appena transitato di fianco al cartello che indicava 1 chilometro alla conclusione Pascal Richard, uomo dotato di grande fondo, di buona potenza, spesso ha fatto ottime cose nelle tappe di montagna, l'anno scorso ha vinto 2 frazioni al Giro d'Italia, sta marciando ancora molto molto bene, è partito proprio sulla salita dell'Issoire andando a riprendere in Boden che sognava quest'oggi di riuscire a lasciare il proprio segno su una delle tappe più belle, vedete, col dell'Issoire, ultimo gran premio della montagna della giornata, vetta 23 km, 22 dalla conclusione di una tappa che comprende, che ha uno sviluppo di 105 km, che comprende il Colle della Maddalena, il Vars e quindi l'Issoire. Vedrete negli ultimi 2 chilometri che tracciato bello, impegnativo e molto particolare hanno riservato gli organizzatori in questa 14ª tappa del Giro d'Italia. Bagarre davanti, ma guardate il gruppo della maglia rosa, la maglia rosa sta forzando l'andatura. Questa è la coda del gruppo, Chiappucci che era rientrato nel momento in cui il gruppetto della maglia rosa ha rallentato un po', Chiappucci che ondeggia vistosamente, cerca di andare a ricercare potenza ovunque, però quando il busto ondeggia così tanto è proprio segno di grande difficoltà, il diavolo sta stringendo i denti, ma davanti Ugrumov e la maglia rosa stanno tenendo un ritmo veramente insostenibile per molti. Bah, sì, indubbiamente quando forzano l'andatura questi corridori davanti come Tonko, Ugrumov e gli altri sono molto forti, e dietro ci sono dei corridori che faticano ad ammirare Chiappucci che tiene duro veramente con grande grinta, con grande capacità, e comunque io penso che possa perdere qualche metro ma potrà rientrare in discesa. E guarda che immagine, il pubblico, la maggior parte di questo pubblico è naturalmente formata da tifosi italiani,
pronti ad applaudire un corridore straniero come Pascal Richard. Sono qui per vivere una grande giornata di sport e lo stanno facendo con grande correttezza e con grande sportività. E guardate, guardate che colpo d'occhio straordinario. Guardate, si chiudono e si aprono per consentire il passaggio di Pascal Richard. Questo è il pubblico del grande ciclismo. Vabbè, d'altra parte diciamo che il tifo non ha frontiere, qui sono tutti sportivi. Tra l'altro Richard corre per una squadra italiana, è da tanti anni che corre in Italia, quindi praticamente è un corridore quasi italiano. È conosciutissimo, ha vinto tantissimo, quindi tanti applausi meritati per lui. Ed è un'immagine che deve veramente far pensare i tifosi di altri sport che non riescono veramente ad andare d'accordo se non ci sono forze dell'ordine pronti a dividerle. Ma adesso vediamo il passaggio sul Gran Premio della Montagna in vetta all'Isoar. Si chiude la maglietta, qui inizia la discesa, 2360 metri sul livello del mare. Pascal Richard rallenta un po', ne approfitta anche per bere, sa di dover affrontare una discesa impegnativa, difficile, sa che deve impedire il rientro del gruppo, ma sa di dover avere la giusta cautela su questi tornanti che portano poi verso Briançon. Valutiamo il passaggio del gruppo della maglia rosa con Ugrumov e Tonkov davanti, 30 secondi per loro, Zaina in terza posizione, sono gli uomini che vanno meglio in salita, Tonkov, Ugrumov e Zaina, poi campione del mondo Olano, chissà quest'oggi di percorrere una tappa particolarmente importante. Si è lasciato alle sue spalle un corridore pericoloso per la classifica di questo Giro d'Italia come Yevgeny Berdin, un Olano che conferma i miglioramenti dei giorni scorsi, 30 secondi tra Richard e la maglia rosa. Sarà importante vedere anche il passaggio di Chiappucci e il passaggio di un uomo importante per la classifica come Yevgeny Berdin. Lo rivediamo tra 10 secondi. Ed eccoli qua, Ugrumov, Tonkov, Zaina, Olano in questo gruppettino che dovrebbe comprendere anche Rebellin, Gotti, che è rimasto in fuga per parecchio in questa giornata, e Faustini mi pare in ultima posizione. È rientrato poi verso gli ultimi metri della vetta dell'Isoar, si è staccato e in ultima posizione c'è anche Paolo Lanfranchi della Mapei, eccolo lì in ultima posizione di questo gruppettino. Quindi davanti Ugrumov e Tonkov, in ultima posizione Paolo Lanfranchi, prontissimo ad aiutare a spalleggiare il suo compagno di squadra, mentre in questo gruppettino credo ancora Rebellin e Faustini tra gli uomini di classifica. Sentiamo cosa, Giacomo. Io sto aspettando, sto guardandomi alle spalle, sto aspettando da un momento all'altro Chiappucci, che ho visto sul tornante già lanciato all'inseguimento. L'appello è perfetto quello che avete dato, Lanfranchi buona ora a salire, Gotti, Rebellin, Faustini, poi Hervé, poi Olano, poi Tonko, poi Ugrumov e Zaina a guidare la fila, e Chiappucci che ora cerco sul, è dietro un tornante e mezzo già dalla coda del gruppetto della maglia rosa, da Lanfranchi. Quindi a voi. E naturalmente Chiappucci cercherà di approfittare della discesa e delle sue grandissime doti di discesista per riuscire a riportarsi su questo gruppo. Sarebbe interessante, come ne avete la possibilità, sapere il ritardo invece di Yevgeny Berdin. Uno degli uomini di classifica veniva segnalato in netto ritardo, abbiamo visto come non sia riuscito a rispondere subito agli scatti proposti da Ugrumov e da Tonkov, ha provato a rientrare in progressione tenendo il suo passo, ma non mi sembrava un passo tale da poter contrastare veramente questa marcia, questa marcia che forzava continuamente l'andatura in salita da parte di Tonkov, Ugrumov e Zaina, che adesso si trova al comando. Li rivediamo tra 8 secondi. Sì, Zaina ha preso in mano la situazione, è un ottimo discesista, questa è una discesa non pericolosissima però insidiosa. Belli è passato adesso. Quindi bisogna stare attenti, Richard ha un ottimo vantaggio, potrebbe tentare di andare all'arrivo, Chiappucci è un ottimo discesista, potrebbe rientrare, anche perché io non penso che i corridori classifica, quindi questi che vediamo in questo momento, rischieranno più di tanto. E ricordiamo, come hai detto tu, il chilometro è 800 metri qui alla fine, in una grande pendenza, è un finale direi che non conoscono i corridori, hanno visto sul libro ci sono delle curve, ma certamente non si aspettano quei due strappi molto difficili che in realtà ci sono. Ed è gli ultimi metri quasi da Giro delle Fiandre. Sì, quando si entra nella città vecchia qui di Briançon ci sono curve molto strette, piccole rettilinee, uno strappo di 300 metri a 14% col pavé,
è lì in cima, chi avrà l'accortezza, la voglia, le gambe di scattare, anticipare gli altri, potrà piazzarsi prima dei corridori di classifica. In questo momento io penso che Richard abbia ancora un ottimo vantaggio e potrebbe arrivare da solo, ma dietro teniamo presente che c'è la lotta per gli abbuoni interessanti per la classifica generale, quindi ci sarà lotta comunque. 4 al terzo, quindi grande lotta per non lasciare anche la minima possibilità di guadagnare secondi agli avversari in classifica. Sentiamo Giacomo. Ora Faustini che si è messo ad andare giù forschiena di Buenaora in questo momento, davanti a Buenaora Lanfranchi, poi Gotti, poi Hervé, poi Rebellin, poi più avanti c'è Tonkov e via in picchiata. Impressionante veramente Chiappucci in questo inseguimento. Vedete? Ma anche Faustini in testa con Zaina. Sì. Infatti proprio le immagini che vediamo adesso ci danno la sensazione di Faustini davanti che sta forzando, lo vediamo proprio adesso nella parte bassa del teleschermo con Zaina a ruota. E il quartetto che abbiamo visto prima avvicinarsi era proprio cappeggiato da Claudio Chiappucci. Ve lo dicevo, Chiappucci deve far tesoro delle sue doti di discesista e rientrare sul gruppo di Ugrumov, Tonkov, Zaina, Olano, Buenaora, Gotti e Faustini con Rebellin. A questo gruppo si stanno aggiungendo Chiappucci, Tocznik, Laddomada e quindi Hervé, mentre in netta difficoltà Berzin, segnalato con un ritardo di un primo e 40 secondi. Di Benedetto, notizie. Claudio. Sì, è questo che volevo dirti, che Berzin è passato con un minuto e 40 secondi. Volevo ricordare invece ai telespettatori le qualità di Richard in discesa. Non so se a Schignano, nella discesa di Schignano sotto l'acqua dove è caduta la nostra moto, era quello che era riuscito ad avvantaggiarsi, quindi dovrebbe essere una bella lotta qui per la vittoria di tappa. Mentre abbiamo visto adesso passare Cacaito Rodriguez e Massi, che avevano accompagnato Gotti nel suo tentativo sul col sul Vars, e sono passati con un ritardo di 6 minuti e mezzo. Notizie da Giacomo. Giacomo, non ci sono. Le ultime moto e le macchine prima di vedere ancora più da vicino Buenaora mi ha strillato, c'ho pure una scarpa rotta, la scarpa sinistra rotta. Questo mi crea dei problemi, ma vado. Chiappucci? Questo è stato Chiappucci. Quindi Chiappucci che si getta in discesa, persino una scarpa rotta per lui. Beh, la grandissima velocità tenuta dagli atleti in questi tornanti, in questa discesa che dall'Isoar ci porta verso Brianson. Sì, si è messo in testa Faustini con la ruota Zaina, sono due corridori che sanno fare grandi velocità, sanno rischiare ma nel modo giusto, stanno tenendo alta l'andatura, allunga la fila. Chiappucci sta tentando di rientrare, rimane lì a 100 metri, ma io penso che fra qualche tornante sia già lì a ruota. Richard è un ottimo discesista, come ha ricordato Claudio, e io penso che possa arrivare, non sappiamo perfettamente il distacco, però 30 secondi mi pare in cima, sono un vantaggio direi considerevole. Lo stiamo vedendo in questo momento e ricordiamo che tra gli uomini di classifica Berzin e Belli sono stati quelli non in grado di rispondere alle sfuriate di Ugrumov e Tonkov. Ne riparliamo tra 15 secondi. Partitone? All'arrivo per Pascal Richard in discesa, guardate come si chiuda sul proprio manubrio in questo tratto che non presenta curve particolarmente difficili per lui, chiuso completamente, guardate, gomiti all'interno delle ginocchia proprio per incunearsi nel modo migliore nell'aria, ma prontissimo a riafferrare i freni, a dosare nuovamente la velocità, a guardare la strada di fronte a sé. Adesso si richiude nuovamente, un po' come fanno i discesisti sugli sci in discesa libera. Beppe. Sì, qui sono tratti molto veloci, grande e molto ripida questa discesa, ma io penso che sia più veloce di 70-80 all'ora in questi tratti molto molto diritti, si fa molta velocità e con questa posizione molto aerodinamica. Non sappiamo quanto ha ancora di vantaggio, siamo direi a 10 km dalla conclusione di questa discesa per arrivare agli ultimi chilometri dove riprenderà la salita, 1,8-2 km, e ci sarà la grande sorpresa di questi corridori. Di questi ultimi 2 km, 13 km alla conclusione, all'ultimo rilevamento erano 30 secondi per Pascal Richard. Sentiamo Di Benedetto e poi Crosa. Claudio. No, vi segnalavo, si parla di velocità, abbiamo toccato i 95 in quel tratto veloce di cui parlava Beppe. Crosa. Chiappucci è sempre lì, è a 20-30 metri, non riesce ancora a chiudere il distacco, ora si sta mettendo in posizione il più aerodinamica possibile, li vede lì davanti e non riesce ancora a farli. E lo abbiamo visto passare proprio in questo momento dalla nostra telecamera che si è fermata, adesso è la domanda che passa con Tocznik
subito dietro, ancora 6-7 secondi da recuperare il Diablo, ma non riesce a rientrare perché davanti c'è un altro discesista eccezionale come Faustini, che proprio ha guidato i suoi compagni in fuga nel corso di questa discesa. Beppe. Sì, adesso si sono aperti, c'è un attimo di rilassamento, probabilmente fra qualche chilometro potrà rientrare, però attenzione che negli ultimi 2 chilometri ancora qualcosa può succedere. Quando vedranno lo strappo e l'arrivo così duro, qualcuno potrà scattare ancora. Qui vedete stanno rallentando un po', c'è stato un passaggio di borraccia tra Faustini e la maglia rosa ed è aumentato a 41 secondi il vantaggio di Pascale Richard. Ma sì, l'ho detto, da solo fai delle migliori traiettorie, riesci a trovare spazio, ti puoi lanciare in modo maggiore, ma d'altra parte Richard è un grande discesista. Ed ecco qui Berzin, 1 minuto e mezzo il suo ritardo nei confronti del gruppo della maglia rosa. Sì, sta recuperando bene anche lui, però è con tre compagni, non compagni di squadra, ma altri compagni corridori, d'avventura. Compagni d'avventura, che però probabilmente sono stanchi, e quando arrivi a 1 minuto e 50 in vetta all'Isoar certamente i riflessi non sono ottimi, non sono eccezionali, ed è anche troppo rischioso buttarsi a capofitto in una discesa certamente così pericolosa. Di Benedetto, Claudio. No, volevo infatti darti il ritardo di Berzin, avevo fatto 2 calcoli, a 50 secondi soltanto ora di ritardo dal gruppo maglia rosa, quindi non è ancora tagliato fuori da questo giro d'Italia. Quindi ha recuperato qualcosa? Eh sì, 10 secondi. Hai cronometrato tu? No, l'ha dato a radio corsa, ho fatto 2 conti. Perfetto, quindi 50 secondi per Yevgeny Berzin. E vediamo invece al comando Pascal Richard, cerca di sgranchire un po' le gambe, è stato un'ottima azione per lui in salita, naturalmente queste azioni, questi sforzi delle gambe nel finale un po' si sentono e spesso i corridori anche per qualche secondo sganciano, cercano di rilassare un attimo i muscoli per poi rimettersi in posizione. È bello, lo sforzo è grande, probabilmente in questo tratto c'è molto mal di gambe, c'è un attimo, si tolgono i piedi per sciogliere un po' la muscolatura, ma qui non bisogna esitare, bisogna dare a tutta, il mal di gambe bisogna sopportarlo, bisogna soffrire un po'. D'altra parte non manca molto all'arrivo, tutti questi tratti di leggera discesa certo favoriscono il rientro del gruppo, però ecco Chiappucci che sta rientrando, però certo, però davanti bisogna rischiare, bisogna tenere, 40 secondi sono ancora un margine buono e io penso ce la possa fare. 10 chilometri, Richard al comando a 45 secondi, gruppo con Ugrumov, Tonkov, Zaina, Olano, Lanfranchi, Buenaora, Gotti, Faustini, a cui si sono aggiunti poi Chiappucci, Tocnic, anche Rebellin in questo gruppo, la Domada e quindi Hervé. 10 secondi per noi. 5 secondi per Pascal Richard, sentiamo Giacomo, non ci sente, forse Dibbe, Claudio? No, stavo parlando con Ferretti, che aveva affiancato Richard e credo che, siccome mi chiedeva del finale, gli ho spiegato com'era, mi sono fidato naturalmente di quello che raccontavate te e Beppe Saronni. E fai bene a fidarti. Di questo strappetto e... No, digli che non è uno strappetto. Perché io non l'ho visto. Non l'ha visto neanche lui, digli che non è uno strappetto, sembra di essere uno strappo del giro delle Fiandre. Infatti io ti dico, guarda che è molto duro, lui mi ha detto guarda che Richard lo sa, comunque visto che è andato davanti di nuovo, magari gli ha rinfrescato la memoria. Perfetto. Dicevo, parlavo di fidarsi perché sì. Non l'ho visto, certo. L'ho sentito raccontare da voi. Certo, e qui siamo sul gruppo della maglia rosa, c'è un atleta che prova ad allungare, vediamo se Giacomo riesce a vederlo. Giacomo, e secondo me Claudio Chiappucci, anche a me sembrava d'accordo, secondo me Claudio Chiappucci cerca di portarsi dietro di lui Faustini, poi vedo, mi sembra Robin, poi Ugrumov, poi Tonkov, poi Faustini, Hervé, Olano, poi Teschning, poi Zaina, poi Lanfranchi, poi Gotti, Buenaora e la Domada, questa è la fuga, e Chiappucci che sta cercando di dare ulteriore accelerazione alle sue ruote. Io non so, i freni della nostra moto sono surriscaldati, si sente odore di bruciato da tutte le parti, non so il problema che avranno le biciclette, poi forse Saronni in particolare può raccontare questo particolare dopo una discesa del genere. E lo saranno sicuramente anche quelle dei corridori, e spesso proprio problemi per i corridori che consumavano i patini dei freni proprio al termine di discese come quella di oggi. Ma mi sembra, nel vedere in precedenza Pascal Richard, come soprattutto su questi tratti dove le curve non erano molto secche, i patini avessero la possibilità di raffreddarsi e quindi di consentire una frenata sicura agli atleti. Beppe. Sì, non ci sono particolari problemi in queste discese dove non ci sono tornanti stretti, continue curve, come soprattutto adesso. In questi tratti lunghi rettilini, grande velocità, non si frena molto, quindi non c'è problema di surriscaldare i freni. Tra l'altro non è il problema di scaldare i freni, il problema di consumarli.
consumarli, ma il problema è quando scaldi troppo il cerchio ti si può rovinare, girare una gomma, ecco, solo quello è il problema. Abbiamo visto Pascal Richard transitare al cartello che indicava 7 km alla conclusione, sempre Faustini molto molto attivo nel finale, Chiappucci che approfitta di questi tratti in discesa, oltre che per rientrare sul plotone anche per portarsi nelle primissime posizioni. Ma che battaglia vedremo, amici sportivi, tra poco, un finale che sorprenderà più di un corridore, una parte iniziale con pendenza attorno al 15-16% in strada asfaltata e gli ultimi 6-700 metri invece in pavé. E questo invece è il gruppo con Yevgeny Berzin. Lo vedete, è qui, si sta sistemando i lacetti delle scarpe a 1,18, quindi quasi un chilometro da recuperare per Yevgeny Berzin. Vedete la situazione, Richard a 35 secondi la maglia rosa, ad altri 43 secondi rispetto alla maglia rosa. Questo quartetto con Yevgeny Berzin, 8 secondi per noi. E ancora Chiappucci che tenta di avvantaggiarsi sui suoi rivali. E Berzin che quest'oggi pagherà un pedaggio notevole su Ugrumov, su Tonkov, ma soprattutto sull'avversario per lui più pericoloso in classifica generale, vale a dire Olano. Chiappucci dall'altro è anche riconoscibile per questa sua sella particolarissima, rossa e gialla, e quindi un aiuto in più quando si alza sui pedali in caso di dubbi. Ed è la stessa sella che monta Cacaito Rodriguez, l'ammiraglia della Gewiss che affianca Gotti. Gotti coraggioso quest'oggi nello scattare sul Vars, e adesso Bombini che affianca il suo corridore. Qui invece siamo sull'Isoara, il passaggio di Gianni Bugno in questo momento con un compagno di squadra a fianco, poi Spruck e Serpellini, gli uomini che hanno lavorato parecchio proprio oggi per Tonkov. E anche questo è il ciclismo, anche questa è la corsa, davanti c'è Gran Bagarre, ormai sono a pochi chilometri dalla conclusione. Qui invece siamo a 22-23 chilometri, avete visto passare anche Filippo Casagrande in ultima posizione di questo gruppo, che avrà un quarto d'ora circa di ritardo nei confronti dei primi. Attenzione, perché anche oggi la legge del tempo massimo potrebbe essere una brutta sorpresa per qualcuno. Claudio Chiappucci all'inseguimento di Pascal Richard, parlavamo dei più giovani e dei meno giovani, ma quando la strada presenta le caratteristiche di oggi, il diavolo non si tira mai indietro. Sentiamo Giacomo. La domanda è Lanfranchi, hanno provato di nuovo a andare via, a chiudere è stato Tonkov con dietro Ugrumo, poi Faustini, poi Olano e poi Zaina, Gotti con Chiappucci che non si vede più dietro le curve. Beh, là avanti. Sì, ottima l'azione di Chiappucci, è rientrato, lui è un grande discesista, è rientrato nella fine di questa discesa, subito si è portato nelle prime posizioni, c'è stato un rallentamento del gruppo dei migliori, lui ha potuto guadagnare questi 150 metri e adesso viaggia da solo all'inseguimento di Richard. All'inseguimento di Richard che ormai è a 5 km da Briançon, 10 secondi per noi. Richard sempre al comando, 5 km al termine per lui, continua a pennellare molto molto bene queste curve, vedremo negli ultimi 2 km come reagirà ai dislivelli e alle pendenze che ci presenta questo arrivo di Briançon. Nelle prime posizioni li vediamo dall'alto, Ugrumov con Olano a ruota, questa sorpresa di Laddomada che sta tenendo veramente molto molto bene in queste tappe difficili, Rebellin che si sta portando al fianco del campione del mondo e la maglia rosa che sa di avere in Ugrumov l'avversario più ostico, più difficile da fronteggiare, anche Lanfranchi pronto ad aiutare il suo capitano Olano. Beppe. Sì, beh, certo, questi rallentamenti favoriscono l'andarsene di Richard e Chiappucci, ma favoriscono anche il rientro di Berzin e gli altri dietro che stanno inseguendo. In questo momento però nell'andatura del gruppetto è ripresa, direi, a buon ritmo. E tre chilometri ancora di discesa e poi gli ultimi 2 chilometri in salita. E Chiappucci all'ingresso di Briançon viene segnalato a 35 secondi, 4 km alla conclusione, viene segnalato a 35 secondi da Pascal Richard e ha un vantaggio di 10-12 secondi sul gruppo di Ugrumov, Tonkov e Olano con Gotti. 10 secondi per noi. Pascal Richard che vuole aggiungere un'altra tappa a quelle da lui già conquistate al Giro d'Italia, 3 km al termine per Richard, che ricordiamo ha vinto nel 94 al Sestriere l'anno scorso, 2 tappe a Ponte Chianale, vuole vincere anche quest'anno, 94-95, anche in questa occasione vuole conquistare il successo a Briançon dopo aver già vinto la tappa di Briançon al Tour del 1989. La tappa di oggi con il Colle della Maddalena, il Vars, l'Isoar, percorso classico per arrivare qui a Briançon in un finale inedito, un finale che caratterizzerà anche gli ultimi chilometri di una tappa del Dauphiné Libéré,
e Chiappucci all'inseguimento di Pascal Richard. Chiappucci che cerca di sfruttare al meglio le sue doti di discesista, 15 secondi circa per Chiappucci sul gruppo di Tonkov. Sentiamo Crosa, Giacomo. La cenghialta, è rientrato Eugeni Berzin, a voi. È rientrato Berzin su Tonkov? Esatto. Quindi Berzin che in discesa fa un gran numero per rientrare su Tonkov e Olano. Ma è quello che ti dicevo prima, era rallentato troppo l'andatura del gruppetto, ha favorito la bella ripresa, il bel inseguimento di Berzin e cenghialta, compagno di squadra. Adesso sono di nuovo tutti lì, staremo a vedere cosa può succedere in questi 2 chilometri molto insidiosi qui alla fine. 2 chilometri molto insidiosi che ricordiamo sorprenderanno più di un corridore. Ricordiamoli assieme, Beppe, e la parte iniziale sarà in strada asfaltata ma con pendenze veramente notevoli e molte curve. Qui si gira a destra, avete visto, e tra poco la strada comincia a salire. Sì, qui si gira a destra e finisce la discesa, troviamo un lungo rettilineo in salita, una buona salita attorno al 10-12%. Quando si passa all'ultimo chilometro, dopo a 800 metri, di nuovo svolta a destra, si entra, ecco il viale in salita, in fondo a questo viale si svolta a destra, si entra nella cittadella vecchia qui di Briançon e qui comincerà una serie di curve molto difficili in salita per arrivare ai 300 metri, davvero durissimi in pavé, 14-13% la pendenza media, lì finisce l'avvero tratto difficile, 200 metri in curva che porta sul rettilineo finale. E un'altra cosa importante per i corridori, mentre vi ricordo, Pascal Richard al comando, 2 km dalla conclusione, il cronometraggio si diceva 26 secondi di ritardo per Chiappucci, 50 secondi per Tonkov e tutti gli uomini di classifica sui quali è rientrato Yevgeny Berzin, ma un Yevgeny Berzin che dovrà difendersi ancora in questa salita finale. E là dietro vedete Chiappucci mentre stanno per transitare sotto lo striscione che indica ultimi 1000 metri. Io credo che nella misurazione ci sia qualche metro in più qui nel finale, quindi la capacità per gli atleti davanti ci deve essere, mentre credo che anche la pendenza massima sia leggermente superiore a quell'11% che abbiamo visto adesso in sovrimpressione. Bisogna avere la capacità di cambiare completamente i rapporti e il ritmo della pedalata, da rapporti lunghissimi in discesa in pianura qui bisogna azionare rapporti veramente tra i più brevi a disposizione. Ma è forse la situazione peggiore che può capitare a un corridore, tu vieni da una lunga discesa, muscoli molto raffreddati dalle grandi addetture, dall'aria fresca e ti trovi questo strappo veramente duro nel finale, devi cambiare rito, davvero le gambe fanno fatica e chi riuscirà ad avere più energie, ad avere la forza veramente di cambiare e di spendere tutte le energie cambiando rapporto potrà farcela. Richard si è accorto di Chiappucci, sentiamo di Benedetto, Claudio. Allora, Richard è a 800 metri dall'arrivo, Chiappucci è a 1 chilometro, quindi ci sono 200 metri di distacco, ma c'è una notizia, Giacomo. Sentiamo. Konishev era rientrato con Berzin, ora ha cercato un attacco, ma sta per essere ripreso da Tonkov che ora sta per passare sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. Ma adesso rimaniamo su questo bellissimo duello tra Richard e Chiappucci, Richard che sta entrando nella città vecchia. Tra poco svolta, eccolo qui sulla sinistra, passaggio levatoio e inizia il pavé, vedrete che pendenze, che situazioni di strade troverà tra poco. Pavé per Pascal Richard, ecco il ponte levatoio e Chiappucci dietro, ve lo dicevo, Chiappucci mai domo, si è lanciato all'attacco in discesa, deve recuperare in classifica generale un ritardo di 2 minuti e 12 secondi su Pavel Tonkov che è più indietro con Ugrumov, con Olano, con Rebellin, con Faustini, una volta ancora bravissimo a tenere il ritmo di questi atleti in una tappa veramente indiavolata nel finale, non solo per la presenza dei Chiappucci in questo momento. È un peccato, le moto non entrano in questo tratto molto difficile ma molto bello. Ma tra poco ci saranno le nostre telecamere fisse. Sì, si vede a malapena i tratti molto difficili, comunque Richard è già qui vicino al rettilineo d'arrivo. Sta superando il tratto difficile in mattonelle, in pavé, molto duro, eccolo qui, è quasi in cima. Pascal Richard davanti e qui siamo sul tratto veramente difficile nel finale. Ricordo che sotto le ruote di Richard c'è anche il pavé. Si volta Richard, vedete dalla moto che gli fanno sé un cenno di assenso con la testa, come dire, la vittoria è tua, ma attenzione, il diavolo che sta veramente facendo un'ottima e guadagnerà posizioni in classifica generale. Pascal Richard, nei suoi occhi veramente si legge tutta la fatica, tutto lo sforzo, ormai esce dalla cittadella vecchia di Briançon, ha allargato un po' la curva rischiando di andare ad urtare le balle di paglia poste a protezione di quella curva e qui ormai agli ultimi 100 metri. Vittoria per Pascal Richard, molto bravo, guadagnerà anche
terreno in classifica generale. Molto bravo anche Chiappucci. Vittoria meritatissima per lo svizzero della MG Tecnogym. MG Tecnogym che conquista la prima vittoria di tappa con Richard in questo Giro d'Italia. Ma adesso sarà importantissimo vedere quello che accadrà alle spalle di Richard Chiappucci, soprattutto i ritardi che verranno accumulati. Beppe. Sì, meritatissima la vittoria di Richard, ma è un corridore che ci ha abituati a questi colpi di mano, soprattutto in queste salite, è veramente un corridore importante, sa esprimere grande potenza, è un corridore molto intelligente, molto furbo, però Chiappucci sta per essere raggiunto dal gruppettino dietro, ha ancora qualche metro di vantaggio, può arrivare secondo. Vediamo Chiappucci, ho visto Hervé sbucare alle spalle del Diablo in questo finale, vediamo, passa Chiappucci adesso a 43 secondi, poi Olano, Hervé, Ugrumov, Zaina, Tonkova qua allo stesso tempo, leggermente più indietro Rebellin, 48 secondi circa, vediamo Buenaora con Berzin, 55 secondi, poi Faustini e Gotti anche in questo gruppettino, 55 secondi di ritardo, poi passa Lanfranchi adesso, Robin subito dietro a Robin, abbiamo visto Dotti, Zberg. Poi Zberg adesso a 1 minuto e 11, poi qui veramente lo sforzo, spesso accade quello che è accaduto adesso a Richard quando si produce uno sforzo così intenso come quello di Pascal Richard vincitore oggi, 15 secondi per noi.